E in questo lunedì mattina, 21 agosto, andiamo a Conversano, suggestivo paese della provincia di Bari, perché è pronto ad accogliere anche quest'anno, dal 21, quindi da oggi fino al 26 agosto, la 21esima edizione di Immaginaria, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione d'Autore, il cinema a cielo aperto più caratteristico del Sud Italia. E noi questa mattina siamo andati a disturbare il direttore artistico, che sicuramente avrà una giornata piena di impegni, Luigi Iovane. Buongiorno, benvenuto, direttore. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accolto. Allora, comincia oggi l'edizione numero 21 di Immaginaria. Che cosa ci aspetta? Beh, un programma ricchissimo quest'anno, 21esima edizione, abbiamo addirittura 116 opere in concorso, che provengono un po' da tutte le parti del mondo, ben quattro categorie, un festival che è adatto a tutti, dai bambini fino, diciamo, alle persone adulte. Noi cerchiamo di soddisfare veramente un pubblico molto, molto, molto vasto. Prego. Sì, volevo chiedere alla regia, abbiamo anche delle immagini di repertorio, ecco, che in qualche modo ci portano a vivere le edizioni passate di Immaginaria. È bello, appunto, è bella questa definizione, il cinema a cielo aperto più caratteristico del Sud Italia. Ecco, direttore, posso chiederle come nasce Immaginaria? È diventata, cioè siete arrivati all'edizione numero 21, quindi più che maggiorenne. Qual è stata la sua evoluzione? Qual è la storia di Immaginaria? Immaginaria nasce a Conversano nel 2003. All'inizio eravamo io e mia moglie che organizzavamo appunto la prima edizione in piena autonomia, diciamo, con pochissimi mezzi a disposizione. Avevamo questa idea di fare un festival di cinema indipendente all'interno di un contenitore culturale di particolare pregio artistico, quale è appunto l'ex monastero di San Benedetto a Conversano, dove a tutt'oggi si tiene il festival. Quindi abbiamo cercato sempre di coniugare il contenuto con il contenitore e fare quindi una promozione culturale anche del territorio in cui si tiene il festival. E poi nel tempo è cresciuto fino a diventare poi uno dei più importanti festival di cinema d'animazione d'autore in Italia e dovrei dire anche in Europa. Siamo riconosciuti un po' in tutti i festival di settore. Immagino che in questi 21 anni il pubblico si sia affezionato e quindi comunque cerca il suo posto, cercherà il suo posto queste serate, un posto in prima fila per potersi godere il cinema di animazione d'autore. Stiamo vedendo anche appunto alcune immagini delle edizioni passate. Però uno sguardo, un'attenzione particolare anche ai più piccoli, direttore. Esatto, noi abbiamo una sezione Kids, Immaginaria Kids, dove c'è anche una giuria di bambini, di ragazzi e ragazze che valuteranno durante la settimana il corto vincitore di quella sezione lì. E oltre a dare comunque la possibilità di partecipare a dei laboratori di cinema d'animazione, letture animate, cioè è una settimana abbastanza ricca. E devo dire ce n'è per tutti, quindi noi diciamo la sezione bambini, ragazzi, ci teniamo particolarmente, cerchiamo sempre di offrire dei contenuti di alta qualità, sempre con una particolare attenzione. Considerate che al festival si scrivono di media 3.000 opere all'anno, quindi noi da gennaio a maggio facciamo una selezione serratissima per poterne scegliere un centinaio, 116, quest'anno abbiamo superato anche lo scoglio dei 100, a cui poi si aggiungono le retrospettive, i premi alla carriera, gli incontri con gli autori, la mostra di illustrazione, una collettiva molto particolare. Quindi cerchiamo, ecco, di veramente dare, al di là delle proiezioni, un'esperienza completa nel mondo del cinema, dell'animazione, dell'illustrazione e anche del fumetto. Ha parlato di premio alla carriera, ci sarà un ospite d'eccezione nell'edizione di quest'anno di Immaginaria. Sì, siamo particolarmente orgogliosi di ospitare e premiare un regista che ha avuto nel 2000 un premio Oscar con il suo cortometraggio Fatherhood, ed è Michael Dudok-DeWitt,
arriverà quindi a Conversano, anzi è proprio in questo momento in volo, e quindi sarà con noi per tutta la settimana. Ci sarà anche la possibilità appunto di incontrarlo, di conoscere la sua vita artistica e professionale. E quindi per me, veramente a nome di tutto il festival, veramente sarà un momento topico del festival, in quanto per la prima volta ricevo un premio in Italia. Luigi, c'è anche un'attenzione particolare agli artisti del posto, quindi un'attenzione alla vostra città, a Conversano. Sì, infatti da un bel po' di anni c'è un artista locale che cura l'illustrazione del festival, molto caratteristica, Vito Savino, è un artista conversanese, mio caro amico fra l'altro, e ogni anno ci delizia con queste sue opere che poi vanno pure a ruba, perché durante le sere è presente e lui praticamente riesce anche a vendere tutte queste opere che realizziamo appositamente per il pubblico, personalizzandole una a una. Quindi il pubblico ha anche questo contatto diretto con questo artista locale a quale poi l'anno scorso abbiamo dedicato anche una personale. Quindi c'è anche questa possibilità all'interno del festival di poter vivere un'esperienza anche lavorativa, professionale. Ecco. Poi c'è uno staff ormai abbastanza consolidato e si è in questi anni ed è cresciuto in questi anni. Quindi sì, c'è una particolare attenzione del territorio. Però devo dire che la partecipazione alle proiezioni in particolar modo è molto vissuta dai forestieri, cioè nel senso che noi di riflesso c'è un turismo culturale che è molto attento, diciamo, in questo periodo a fare delle scelte vacanziere per poter la sera poi essere anche presente al festival. Abbiamo visto che questa cosa è cresciuta in questi ultimi anni e noi siamo particolarmente grati anche di questo. Quindi per noi è un ulteriore successo. Posso chiederti, dai, ti do del tuo a metà Certo, intervista, Luigi. assolutamente sì. Mi parlavi appunto che Immaginaria nasce grazie a te e a tua moglie, poi negli anni è cresciuto ed è diventato quello che è oggi, quindi un festival importante del sud Italia. Quante persone vi lavorano al festival? Ma immagino non è un festival al quale cominciate a pensare il primo di agosto, sicuramente si comincia a pensare già, il festival finisce il 26, si brinda alla riuscita, al successo il 27 e il 28 si pensa già a quello dell'anno successivo, è così. Esattamente, proprio così. Anzi, durante la settimana ci sono incontri con dei professionisti che comunque sono presenti già da diversi anni, collaborano, diciamo, con il festival e sono momenti di approfondimento per quello che sarà poi la prossima edizione. Sì, noi lavoriamo praticamente in maniera continuativa, nascono nuove collaborazioni, nuove idee e noi ne facciamo tesoro affinché appunto possa poi realizzarsi un'edizione successiva, diciamo, con tutte le caratteristiche che un festival dovrebbe avere. Quindi i contenuti per noi sono fondamentali. E poi il territorio ovviamente ci dà una mano. Noi abbiamo un bel gruppo di volontari, volontarie, che all'interno dei quali ci sono anche ragazze che si sono diplomate a Milano, a Torino, nelle scuole di cinema e animazione. Quindi in qualche modo facciamo anche questo lavoro. Cerchiamo di avvicinare a quest'arte un pubblico nuovo, un pubblico di giovani, poiché in questo territorio non v'è altro, cioè non, rispetto al cinema d'animazione parlo, quindi in qualche modo siamo un po' pionieri di questo linguaggio e collaboriamo anche con altre realtà festivaliere. Siamo stati a Reggio Emilia, a Internazionale Kids, qualche giorno fa siamo stati nelle Marche, Notte Nere Festival con una nostra sezione, quindi veniamo ospitati in altri festival e creiamo una sorta di gemellaggio. Quest'anno abbiamo un gemellaggio con la Polonia, faremo una retrospettiva sul cinema polacco, quindi in collaborazione con un festival polacco. Cerchiamo sempre di creare una rete, una relazione. Quest'anno abbiamo anche una residenza artistica con un artista portoghese che durante tutta la settimana realizzerà un cortometraggio in stop motion. Grazie appunto a un bando europeo, cioè è un festival abbastanza interessante anche su questo, cioè la possibilità di poter avere questa vicinanza con un pubblico professionale, addetti al settore, ma l'aria che si respira è un'aria completamente familiare, perché poi è nato appunto da una famiglia, cioè la mia, e quindi in qualche modo io ho continuato sempre ad avere questo tipo di atteggiamento anche nei confronti di tutte quelle persone che partecipano, incluse ovviamente i nostri partecipanti ai vari laboratori, proiezioni e quant'altro. Quindi c'è sempre questo clima
orizzontale, quindi c'è un rapporto veramente di fratellanza, di amicizia, di conoscenza, di voglia di verificare tutta una serie di condizioni che si vanno a creare di poi di volta in volta, perché poi ci sono ovviamente delle situazioni che magari non hai sotto controllo. E su quelle andiamo un attimo a bilanciare. E quindi c'è sempre questo confronto continuo con tutto il gruppo. Che meraviglia, è bello anche appunto quello che ci ha raccontato, questo clima fraterno e di condivisione, perché se poi si sta insieme tanto tempo, magari a volte ci sono anche delle situazioni da smussare, anche dei problemi da risolvere, e se c'è il gruppo, se c'è la squadra, si va dritti verso l'obiettivo, verso la meta. Allora, caro Luigi, vi terremo d'occhio, nel senso che, o meglio, teneteci aggiornati su tutti anche gli eventi collaterali di Immaginaria, così arriveremo anche all'edizione 22 del prossimo anno e torneremo a parlarne, però siamo, come dire, a disposizione anche per altri eventi che avete intenzione di organizzare. Ci fa davvero piacere questa collaborazione. Grazie, reciproca. Ricordo il sito immaginaria.eu/prevendita online, perché al costo di 4 euro potete acquistare il biglietto per le proiezioni. Le mostre, le letture animate e gli incontri con gli autori sono liberi e gratuiti. Per adulti e bambini non necessitano di prenotazione. Ma se scrivete Immaginaria su un qualsiasi motore di ricerca o sui social troverete questo festival da oggi al 26 agosto a Conversano, 21ª edizione. L'unica rettifica, immaginare con una M, è il termine latino, significa ciò che vive Immaginaria. Perfetto, nell'immaginazione. Sì, con una M. immaginaria, benissimo. Grazie, grazie Grazie a Luigi lei. Iovane per essere Grazie a te. stato con noi. Grazie di cuore e buon lavoro. In bocca al lupo per il festival che si apre questa sera a Conversano. Viva il lupo! Sempre vive il lupo, grazie, grazie ancora. È sempre bello ascoltare queste testimonianze, questi racconti di quanto appunto le iniziative sul nostro territorio siano davvero carburante per le città e soprattutto, lo abbiamo ascoltato dalle parole del direttore artistico di Immaginaria, e siano davvero carburante per le giovani generazioni. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, brevissima pausa, e poi torneremo insieme per ascoltare le parole pronunciate ieri da Papa Francesco nell'Angelus.